Ciao da Guerza86, bentornati in mia compagnia Oggi andiamo a vedere finalmente l'attivazione delle chiamate su WhatsApp Stiamo parlando di WhatsApp per Android Infatti proprio oggi stesso eh, la piattaforma WhatsApp Ha deciso di attivare queste chiamate tramite la nostra connessione dati Oppure tramite Wi-Fi ai nostri contatti rubrica Mi raccomando, utenti iOS, state sempre in... Eh, assieme a noi, allo staff di quelli di telefono.it. Perché per iPhone ancora non sono arrivate, però arriveranno sicuramente nei prossimi giorni, visto che insomma per Android sono arrivate, non vedo eh, quale sia il motivo per cui non dovrebbero arrivare anche sui nostri iPhone. Allora, praticamente l'interfaccia di Whatsapp è eh, cambiata in maniera direi minima. Eh, abbiamo solamente in più un tab, chiaramente quale quello delle chiamate. Eh, qui, poi, una volta che facciamo uno swipe da sinistra verso destra, eh, ci verrà appunto un tab in più posto qui in alto con la cornetta e con un più per andare ad effettuare una nuova, una nuova eh, chiamata. Eh, io vado a prendere il primo contatto che mi viene in mente. Andiamo a provare una videochiamata con Jacopo. Come avete potuto sentire, visto che qui nella stanza insieme a me eh, è arrivata la chiamata via WhatsApp, adesso lui invierà una chiamata a noi, così almeno vedrete anche tutta la, la varia interfaccia eh, dell'applicazione. Un attimino che adesso arriva. Chiaramente vi ricordo, la chi eccola qua, come si può vedere con uno swipe verso destra. Fa, eh, la chiamata viene eh, attivata con un swipe verso la sinistra. Andiamo a riagganciare la nostra chiamata. Chiaramente non l'ho fatta partire perché, essendo qui in stanza, se no eh, arrivano troppi rumori di fondo. Eh, insomma, sostanzialmente un update che in tanti stavate aspettando, personalmente l'avevo già attivato prima mediante invito, ma non l'ho mai utilizzato avendo le chiamate illimitate, quindi in tanti però eh, lo stavate aspettando, finalmente è arrivato, avete visto come sia semplice andarsi a interfacciare, l'unica cosa mi raccomando, state ben attenti al vostro piano dati anche se consuma in quantità limitata, però dobbiamo sempre dire che va a sfruttare il vostro piano dati quindi se avete un 3G, un 4G o un 2G limitato come gigabyte mi raccomando state attenti alle varie spese quando sforate queste varie soglie sotto wifi invece non avete nessun tipo di problema un po' come viene con FaceTime, con Skype potete andare tranquillamente a chiamare i vostri contatti in rubrica molto semplice anche quando andiamo ad aprire la nostra chat come potete vedere abbiamo eh, qui di concina del, del nostro telefono quindi potremo direttamente andare a chiamare tramite la cornetta per il momento ragazzi è tutto ci sentiamo come sempre nel prossimo video vi ricordo di condividerlo di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale vi aspetto all'interno dei commenti un saluto da Guertz86